Buongiorno a tutti. Oggi prepareremo gli gnocchi alla zucca senza le uova. Io ho già messo la polpa di zucca dentro una ciotola. Adesso andrò a inserire anche la farina. Aggiungiamo parte della farina, mescoliamo un po', dopodiché andremo a mettere anche un cucchiaino di sale. Aggiungiamo l'altra farina. Mescoliamo per bene. Finché sarà possibile mescoleremo nella ciotola, dopodiché lo andremo a trasferire su un piano di lavoro e continueremo con le mani. Pian piano il panetto prenderà forma, dovrà essere ben amalgamato e non appiccicoso. Ecco qui, il nostro panetto è pronto per poi trasformarlo in gnocchi. Una volta aver realizzato questo bel panetto sodo e non appiccicoso, possiamo continuare realizzando gli gnocchi. Tagliamo un pezzo alla volta, lo arrotoliamo creando un cordoncino. Poi la grandezza magari la decidete voi, io ho fatto una misura che andava bene a me. Una volta creato il cordoncino, tagliamo tutti i piccoli pezzi. Ecco. Io li ho fatti di questa grandezza, poi ovviamente deciderete voi come li volete. Una volta realizzati i pezzetti, li mettiamo su una forchetta, così. E facciamo le righe, se vi piacciono, altrimenti li potete lasciare così. Gnocchi sono pronti, eccoli qua. Adesso, se li fate in coincidenza di quando dovete già cuocere la pasta, insomma, per il pranzo, allora li lasciate così all'aria, altrimenti li mettete in un vassoio e li conserverete un attimino in frigorifero. Io per questi gnocchi ho pensato a condirli semplicemente con un sugo. Ovviamente potete farli con il pesto oppure con una salsa bianca. Oggi è andata così. Comunque, questa quantità più o meno è per 2-3 persone, e ovviamente poi dipende dalla quantità di pasta che siete abituati a cucinare per il pranzo. E per quanto riguarda poi gli ingredienti precisi e il peso di tutto quello che ho utilizzato, lo troverete all'inizio del video. E altrimenti, per altre informazioni e quant'altro, potete trovarmi sul mio blog, lo scrigno del buon gusto. Buon pranzo!